Su questa manovra finanziaria i vicepresidenti del Consiglio Salvini e Di Maio possono fare soltanto una cosa, chiedere a Tria di riscrivere la manovra, ma non perché glielo chiede l'Europa cattiva e matrigna, ma glielo chiedono gli altri stati membri, glielo chiede l'Ungheria, lo chiede l'Austria, lo chiedono quindi anche quegli stati che dovrebbero essere amici del nostro governo. Questa manovra non va bene per il futuro del nostro paese perché non porta crescita, non porta investimenti, non porta prospettive, ma soltanto possibili nuove tassazioni, come si vede nelle pieghe della manovra come scritta. E perché lo chiedono gli altri stati membri? Devono riscrivere questa manovra da capo.